Posso? Allora, ciao, la prima volta che vieni in sala stampa. Beh, allora, un arrivo a Catanzaro, come tanti altri giovani, però in un reparto abbastanza complicato, no? Tu ti sei inserito comunque bene, stai giocando e ti stai facendo trovare sempre pronto dal tecnico. Come ti trovi, chiaramente, che sensazioni hai, diciamo, no, di Catanzaro? Buonasera, innanzitutto appena è arrivata la chiamata per venire qua sono stato subito, non ho esitato, ecco, ero molto, molto felice, molto contento. Fin da subito mi sono trovato benissimo con i compagni, con il gruppo in generale, mi hanno accolto molto bene, anche lo staff, l'allenatore, la dirigenza, tutti quanti. Anche con la città è una piazza molto calda, viene dall'entusiasmo, diciamo, della vittoria del campionato dello scorso anno e, diciamo, questo entusiasmo lo stanno portando un po' in giro per tutta Italia, no? Seguendoci ogni partita in moltissimi. E reparto difensivo, sì, ci sono giocatori molto di categoria per categoria molto forti come Stefano, Brighenti, un po' tutti, Situm. E loro mi hanno aiutato molto da subito, mi hanno dato consigli, l'allenatore lo stesso mi ha aiutato, anche se all'inizio, diciamo, è stato un po' più complicato perché i suoi concetti di gioco ovviamente sono da capire, non sono così subito facili da apprendere. Sei partito subito titolare. Ti chiedo se te l'aspettavi, se ti aspettavi comunque una considerazione così grande. Hai detto anche tu che ci sono tanti compagni esperti nel reparto. Tu sei alla prima vera prova in Serie B, in una prima squadra, anche se l'anno scorso gravitavi nell'orbita del Cagliari. Ti chiedo appunto se ti aspettavi così tanta considerazione e anche di iniziare così bene tu dal punto di vista personale. Sì, sicuramente è la mia prima esperienza in questa categoria, una categoria molto difficile, come abbiamo anche potuto vedere queste prime giornate. E, con il mister già in ritiro ho avuto modo di parlarne, lui mi ha sempre detto che mi avrebbe dato spazio. Sicuramente non mi aspettavo di partire da subito, diciamo già dalle prime giornate titolare, però sono stato molto contento, ecco. Tra gli allenatori che hanno contribuito, che hanno inciso sulla tua formazione, c'è qualcuno che ti porti nel tuo bagaglio? C'è qualche consiglio che ti è servito negli anni e ti ritrovi tuttora? Beh, sicuramente tutti gli allenatori sono stati importanti perché ognuno mi ha lasciato qualcosa. Ti direi Auteri, primo allenatore che ho avuto da professionista quando era a Pescara, mi ha dato la possibilità di esordire, mettere piede in campo per la prima volta con i grandi. Anche quel poco che ho avuto, visto che l'anno scorso ero più in primavera che in prima squadra, Ranieri, una grande persona, un grande allenatore. Ma ti dico, bene o male un po' tutti, ecco. Catanzaro era il destino, allora così due, eh? Ci sono stati gli agnelli. Auteri, Ranieri, prima di venire li hai sentiti? Ti hanno detto qualcosa? Ti hanno detto anche che cos'era Catanzaro come piazza? No, diciamo non ne ho parlato con loro, però so che Ranieri ha speso belle parole, infatti lo ringrazio, ad oggi lo ringrazio. E Auteri lo stesso, visto che anche lui ha detto qualcosa di bello nei miei confronti e di conseguenza ringrazio anche a lui. Senti, entrare nello spogliatoio di una squadra che l'anno scorso aveva non vinto, stravinto il campionato, mettersi anche in discussione, portare la propria candidatura per la titolarità non è facile, ovviamente. Hai sentito un po' la pressione di questa cosa quando sei arrivato? Il doverti mettere in gioco, sì, però in un contesto già così formato e già così vincente. Ti dico, l'entusiasmo ovviamente era anche nei giocatori, non solo nella piazza come detto in precedenza. E il fatto di mettersi in gioco credo che non dipenda da se si vinca il campionato, se si è vinto il campionato l'anno precedente o meno, cioè ovunque vai comunque è sempre difficile, devi sempre metterti in gioco.
Terzino di sinistro bloccato, ti chiedo se è questo il ruolo che ti piace di più, che è quello dove ti sta provando Vivarini, oppure spereresti pure in una prova da centrale vero e proprio, anche se poi la difesa a 4 è una difesa a 4 mascherata. Sì, no, ti dico, a me piace molto questo ruolo. Io comunque ho fatto sia il centrale negli anni precedenti, ho fatto il braccetto, ho fatto anche il terzino sinistro con Oteri, con meno, diciamo, richieste rispetto a quelle che ad oggi ci fa il mister, e io sono pronto a giocare ovunque, dove il mister mi chiede mi metto a disposizione. Allora, hai giocato titolare, sei subentrato, qual è stata secondo te la prestazione migliore di quest'anno? La tua? Credo che in ogni partita che ho giocato ho sempre dato il massimo e ho fatto in modo di poter fare la miglior prestazione possibile. Se dovessi sceglierne una, ti dico con la Ternana. Partita in casa con la Ternana. Uno scatto che ti porti dietro da queste prime 9 giornate di campionato, e poi ti chiedo quale differenza hai notato fra... L'anno scorso eri a Cagliari, che era una piazza che è mangiata dalla pressione di dover ritornare in Serie A, poi ce l'ha fatta, ma ce l'ha fatta sul filo del rasoio, e gravitavi nell'orbita di una squadra con tanti giocatori che hanno giocato ad altissimi livelli, penso a Nandez, a Pavoletti, anche lo stesso Ranieri come allenatore. Che differenza hai trovato fra Cagliari e una piazza come Catanzaro, che è tornata in B dopo tanti anni, piena di entusiasmo sì, ma... su un livello diverso, una dimensione diversa rispetto a Cagliari? Sì, sicuramente grandi giocatori come c'erano là li ho ritrovati anche qua in squadra a Catanzaro. Loro sono stati sempre d'aiuto, ripeto, per quel poco che mi sono allenato, perché non andavo spesso, e cercavano sempre di darmi consigli, io ovviamente li facevo miei. E come differenza, ti dico, anche là era una piazza molto molto calda, c'era molta ambizione, si voleva tornare su prima possibile, e sono riusciti poi con i playoff. Niente, questo. Senti, ottimo inizio di campionato, il Catanzaro è lì tra le prime, secondo alcuni è una sorpresa, secondo altri no. Ti chiedo a te dello spogliatoio come la vivete, se la vivete da sorpresa, se la pensate come diciamo una cosa strana per voi, oppure la conferma del lavoro che fate. Ma soprattutto adesso arriva la sosta, si interrompe il ritmo delle partite, un po' vi mangiate le mani nell'attesa, vorreste tornare in campo subito, oppure è l'occasione per mettere a posto le cose prima di tornare in campo con la Feralpi? Vabbè, sicuramente era un bel periodo, venivamo da 2 pareggi e 2 vittorie, e dispiace un po' per questa sosta, ma sarà una sosta utile che ci permetterà di migliorare, diciamo, dove possiamo e dobbiamo ancora migliorare.